passati ecco, dalle monache che tradizionalmente vediamo come quelle che fanno lavori, fanno le marmellate o i ricami, eccetera, monache che invece ecco, leggono la scrittura e anche sono in grado di aiutarci a comprenderla. Quindi dovranno anche prepararsi, interessante questo, prepararsi in modo specifico perché nessuno si Prepararsi inventa. anche molto esattamente. Infatti, guardi, questa per me è una delle sfide che la vita contemplativa, soprattutto femminile, oggi sta vivendo, cioè tutto il tema della formazione e quindi anche dell'accesso, per esempio, anche a istituzioni diciamo, culturali, di facoltà pontificie, eccetera. Io credo che questo per le monache giovani, e per le monache giovani hanno bisogno veramente di una formazione più solida. Quindi il lavoro, per esempio, spesso si parla per esempio della vita monastica, no? Si dice che l'imperativo benedettino era ora et labora. Sì, ma in realtà l'imperativo benedettino è triplice perché ora legge et labora. E questo legge, che naturalmente nella tradizione benedettina, ma soprattutto la lectio divina, che comunque resta naturalmente come il cardine della lettura, però è importante, cioè, diciamo, senza questa dimensione rischiamo di avere un lavoro puramente insomma, materiale, di sopravvivenza, eccetera, e una orazione che può essere magari devozione, di pietà, eccetera, mentre invece c'è bisogno di integrare tutto questo in una formazione cristiana e religiosa e carismatica solida. Ecco. Quindi proprio questo punto, guardi, della formazione è uno dei Quindi punti. anche una monaca di clausura potrebbe andare all'università, sì, Guardi, già ci sono decisamente. esperienze diciamo, di corsi online, ecco, in questo senso la tecnologia viene incontro, quindi non vedo la monaca come una studentessa che va all'università, però mi sembra che diverse università pontificie si stanno attrezzando per offrire dei corsi online, poi magari ci sono anche delle sessioni in presenza oppure esami in presenza. In Francia si è costituito diciamo, una specie di associazione intermonastica che quindi offre anche lì corsi di vario tipo, dalla liturgia alla patrologia.